Bentornati, bentornate golosone e golosi. Ecco qua la preparazione della pasta frolla. Ovviamente è una nuova serie di video che sto proponendo, non solo la presentazione della ricetta, ma la voglia di stare in cucina come ai tempi delle nostre bisnonne, tanto che l'ho intitolato Profumo di cannella. Allora, vi mostro che la farina è ben assorbita di margherina. L'ho sbriciolata benissimo la margherina assieme alla farina, vedete che ha preso un altro colore, cioè praticamente vedete? Andiamo a inquadrare bene un attimino la farina e la margherina sono state finemente unite assieme. Allora, quindi ci sono 300 g di farina 00 assieme a 120 g di margherina, potete mettere il burro. Inoltre c'è 120 g di zucchero che si trova qui con un pizzichino di sale. Un tuorlo d'uovo assieme a un uovo, scusatemi, ho inquadrato malamente, ecco, e la scorza di un limone e la cannella. Aggiungerò il miele, dopodiché impasto tutti questi ingredienti assieme, formando un bellissimo pannetto che verrà avvolto nella pellicola e messo nel frigo almeno per tre quarti d'ora. Questa operazione non ve la mostrerò, vi mostrerò al terzo step il pannetto per formare i biscotti al miele col profumo di cannella. Quindi ci vediamo più tardi. Guardate bene la voglia di stare in cucina, la farina ben assorbita con la margherina, lo zucchero, un uovo intero, un tuorlo, ripeto, lo zucchero con un pizzichino di sale, cannella, scorza di limone grattugiata e metterò il miele che sto facendo colare. Allora, impasto questi ingredienti, formerò il pannetto, lo avvolgerò nella pellicola e lo terrò a riposo nel frigo. Anzi, mi sono scordata che avevo messo qualche goccia di aroma fior d'arancio. Vediamo se lo inquadro bene. Ecco, qualche goccia. Vi mostro questo capolavoro di pasta frolla, senza fretta, lentamente, come ai tempi delle nostre bisnonne. Mettete un bel like se volete commentare, iscrivetevi al mio canale. Ovviamente ripeto, da questo secondo step cuciniamo e stiamo in cucina come ai tempi delle nostre bisnonne, lentamente, con creatività e passione. È un nostro momento magico, ecco, un momento magico, uno spazio sacro al femminile. A dopo.